Salve a tutti Watchkebari e benvenuti in questo nuovo episodio del The Cartoon Show, la mia rubrica dove faccio recensioni di cartoni animati che forse conoscete oppure no. Esatto, nello scorso episodio vi ho parlato di Ed ed Eddie e ho notato che molti di voi non sapete neanche della sua esistenza. Ebbene, ho deciso di parlarvi di un cartone animato che ha segnato l'infanzia a molte persone: il laboratorio di Dexter, creato da Jendy Tartakovsky, nome abbastanza impronunciabile, penso che sia tedesco, per Cartoon Network, ovviamente. Dai su, Dexter, il laboratorio di Dexter, Dexter's Laboratory, mamma mia, che show televisivo fantastico. La storia è molto semplice, sono in tutto, non so, 7 stagioni, che parlano di un bambino di 8 anni super intelligente che ha un laboratorio segreto e all'interno ci sono robot, dinosauri, cani strani, pozioni, chimica, fisica. E sì, questo cartone è pieno di riferimenti alla matematica, alla fisica. Il problema è che non può stare mai tranquillo perché ogni volta c'è sempre la sua sorella maggiore, Didi, che a differenza di Dexter è meno intelligente, adora tanto giocare, è un po' troppo rompiscatole. Oltre che poi è bravissima a ballare, perché è una ballerina molto molto brava. Loro due sono i protagonisti del cartone animato. Dexter è quello, oh senti non mi frega niente, io devo lavorare, capito? Mentre Didi, ehi Dexter, giochiamo, oh aspetta, che cosa fa questo pulsante? E poi boom, esplode tutto, un casino totale. Mi piacciono entrambi, Dexter e Didi, anche se, sì, hanno dei pregi e dei difetti. Vi spiego, Dexter è interessantissimo da guardare, oltre che poi è doppiato sia in originale che in italiano da una femmina. Wow, bel lavoro. Però a volte si comporta un po' da strozzno, diciamo è abbastanza antipatico. E Didi sì, è simpatica, vuole bene a suo fratello, ma veramente dopo un po', cioè, ti scassa le scatole. Oltre a loro ci sono anche i genitori. Non sono molto presenti nella serie, cioè sì, ci sono, ma non fanno niente di che. A parte che poi la mamma indossa sempre i guanti. Poi abbiamo Mandark. Mandark è l'antagonista principale del laboratorio di Dexter, l'arcinemico di Dexter, che si autoconsidera più intelligente, più furbo, ed è innamorato di Didi. Ma comunque lui è numero uno degli idioti, esattamente, perché ogni volta che appare Mandark, io, mamma mia, gli scleri, proprio antipatico, è un rompiscatole, noioso, mamma mia, Dexter, prendi uno strumento e uccidilo male, ti prego. Nelle prime 2 stagioni c'era questa scimmia supereroe che salvava la città e faceva dei lavoretti, comunque l'ha creata Dexter. E sì, è uno spin-off dentro il cartone, ma non me ne è mai fregato un bel niente. E allora, io vi dico, il laboratorio di Dexter è uno dei migliori cartoni della Cartoon Network in assoluto. Ma sicuramente conoscete la sigla italiana cantata da Cristina D'Avena: Ciuffo rosso, naso all'insù, il laboratorio di Dexter. Cioè, wow raga, wow davvero. E lo giuro, la versione americana fa schifo, cioè seriamente. La sigla originale è così: Didi che esce dalla stanza, va nel laboratorio di Dexter, gli dà fastidio, e Dexter che accende il titolo del cartone con sottofondo una musica molto tetra. Basta. Ah, e comunque, per chi non lo sa, ha avuto anche qualche problemino di controversie, perché qualche volta ci sono dei riferimenti un po' troppo per adulti, un po' bizzarri per un pubblico per bambini. Se non ero in una puntata, all'inizio o alla fine, Dexter e Didi mostrano il dito medio. E comunque l'episodio non è mai stato trasmesso, capito? Quindi tranquilli. Ecco, infatti, un po' animatori birichini, direi. Già. Il problema del laboratorio di Dexter è che molte volte gli episodi si concludono in modi davvero strani, abbastanza inquietanti. Vi faccio un esempio, ok non mi ricordo di che stagione è, ma in una puntata Dexter deve studiare per il compito di francese e quindi inventa una macchina che di notte gli fa memorizzare una parola, cioè omelette de fromage.
Esattamente, che vuol dire omelette al formaggio per chi non lo sa. Io comunque non studio il francese. Ebbene, nel corso dell'episodio Dexter, sì, dice in continuazione omelette de fromage, diventa famoso, omelette de fromage, però scopre poi, oh cacchio, non riesco più a dire il mio nome, non posso più dire ciao, come va, Didi, non mi rompere le scatole. E l'episodio finisce con Dexter che piange e Didi lo prende in giro perché ormai l'unica parola che conosce è omelette de fromage. Fine. Cioè, io vi giuro, tanti episodi sono così, finiscono in dei modi che tu dici cosa? E a volte quando appare la scritta the end, che cazzo? Ok, ma tanto tranquillo, ogni volta Dexter ritorna sempre normale. Cioè, lui è un bambino prodigio, intelligente, furbo e anche parecchio coraggioso. Già, proprio così. Ah, lo sapete che nella terza stagione hanno fatto una puntata completamente muta? Già. Inizio era simpatica, poi è diventata abbastanza noiosa. Ah, e anche un'altra che loro cantano come un musical. Già, proprio così. Io ritengo che il laboratorio di Dexter sia veramente un capolavoro, perché ogni puntata è interessante, ti intrattiene. Questo cartone serve ai bambini per scoprire tantissime cose nuove. È molto molto bella, ragazzi. Dexter Laboratory, fantastico. Mitica la Cartoon Network per averlo creato. È ottimo davvero. Ve lo consiglio vivamente di vedere perché è strabiliante. Ok, raga. E questo è tutto per il mio video dedicato al laboratorio di Dexter. Ciuffo rosso password, il laboratorio di Dexter. Ma quante diavolerie. Pam 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 pam, cioè, wow. Ah, e comunque vi avverto che scelgo io i cartoni da recensire per la mia serie, chiaro, quindi non serve consigliarmene alcuni, perché io adoro i cartoni animati, ne guardo moltissimi, e preparatevi perché appariranno dei cartoons molto molto interessanti, credo, forse no. Ciao ciao!